peso Rangers, niente da fare, chiude ancora la Dinamo Mosca, prova a ripartire, c'è un intervento di William Jardin, mette a Glasgow di recuperare la palla, ma attenzione, sulla ripartenza c'è il gol di Steyn, in vantaggio a sorpresa i Glasgow Rangers, completamente errata la chiusura della retroguardia della Dinamo Mosca e c'è il gol di Colin Steyn e guardate, è follia collettiva qui al Camp Nou, anche l'arbitro non sa cosa fare, abbiamo detto è una finale attesissima soprattutto dai tifosi scozzesi che alla prima scintilla sono letteralmente esplosi e hanno deciso di invadere in maniera pacifica il campo. Incredibile, grandissima l'idea di Johnston che ha lanciato, ma insiste ancora la formazione di Waddell, ennesimo cross, il colpo di testa di Willie Johnston, 2-0 per i Glasgow Rangers, straordinario e imperioso il colpo di testa del numero 11 della formazione di Waddell, lasciato completamente da solo, non ci può arrivare Pilghi. E ora la situazione per la formazione della Dinamo Mosca si fa complicatissima. Gol quindi di Willie Johnston, classe 1946. Caratteraccio, giocato pochissimo in nazionale proprio perché sempre mostrato alcuni atteggiamenti davvero irriverenti, soprattutto nei confronti dei tecnici che hanno avuto e anche fuori dal campo. Non è mai stato, diciamo così, tranquillo. Glasgow Rangers, in virtù delle reti segnate da Steyn al 23esimo e da Johnston al 40esimo, una Dinamo Mosca che ha faticato molto in fase offensiva e ha pagato i due errori difensivi, ma attenzione! C'è il 3-0, subito! Ancora di Willie Johnston, erroraccio colossale della retroguardia della Dinamo Mosca. Rivediamo il rilancio lunghissimo di McCloy, guardate il pasticcio e poi Willie Johnston, la doppietta del pazzo, era soprannominato così, quindi al 49esimo dice Estrekov, quindi prova a cambiare qualcosa nel modulo, Beskov, 0-3, grande Glasgow Rangers, atteggiamento davvero eccellente, attenzione però qua il tocco potrebbe essere importante per la Dinamo e proprio il neo entrato fa 3-1, Estrekov al primo errore difensivo, rivediamo, Johnston ha fatto tocco un po' troppo corto, poi perde palla Jardin, ottimo l'assist e Estrekov con tutta la calma del mondo sicurezza la sfera, ancora a Dinamo, prova ad avanzare Makalov, ancora Makalov, attenzione e c'è il gol della Dinamo Mosca all'87esimo, ottimo l'inserimento di Makovikov, poi il tocco sotto, 3-2, la Dinamo Mosca ci crede.